non posso dirvi nulla sui sondaggi, ma ne ho appena letto uno. E vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Il Movimento 5 Stelle può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord. E così possiamo raggiungere la maggioranza per governare. Oggi, per fortuna, il centro-sinistra o il presunto centro-sinistra è fuori combattimento, per quanto ci riguarda. Voi ve lo ricordate il treno di Renzi? Stamattina quel signore che guidava il treno, Renzi, ha già detto: sono disposto a farmi da parte, è finita per loro, e lo sanno già. Qui non dipende più da quei signori lì. In ogni collegio di questo paese voi potrete fare la differenza decidendo se quel voto darlo a chi non ha mai governato questo paese, ma ieri ha presentato anche una squadra di governo di persone giuste al posto giusto, oppure decidere di affidarsi ancora a quelli là che ci hanno governato per 20 anni e hanno anche il coraggio di venirci a dire che vogliono cambiare le cose. Perché non le avete cambiate quando stavate governando? Il 4 marzo sarà un referendum tra due idee di paese. Noi un referendum l'abbiamo già vinto, e ve lo ricordate? È stato un referendum in cui si pensava che finisse con un testa a testa, e poi abbiamo avuto una bella sorpresa la sera delle elezioni. Avremo una bella sorpresa anche domenica sera. Questo movimento è stato dato per morto ogni 6 mesi negli ultimi 5 anni. Ogni 6 mesi ci dicevano: state per morire, è finita. Siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle.